Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Wrist Addiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. Lo vedete il titolo? Rolex 16570. È una delle mie referenze preferite in assoluto tra gli sportivi a 5 cifre. E questo video è qui grazie ad un iscritto e amico del canale, Andrea, che mi ha dato la possibilità di fare qualche ripresa alla sua collezione. Quindi vedrete anche altri orologi suoi in futuro e ne avete visti in passato. Quindi doppiamente grazie. Allora ragazzi, questo video più che una recensione è una presentazione, è un orologio di seconda mano, è un orologio di un'altra epoca, quindi mi piace raccontarvi anche orologi che non sono più in produzione adesso, soprattutto se sono così belli, così affascinanti, così proporzionati e così versatili, come una referenza come questa. Ragazzi, a voi il video! Se vi ricordate, ho già fatto video con titoli simili in passato. Accostare la parola Rolex a economico è sempre molto clickbait. Un canale, ragazzi, vive anche di questo. Vi ho parlato del modello più economico in assoluto ed anche di alcuni classici che si possono portare a casa per cifre non esagerate. Il tema del video di oggi, però, è un po' più delicato. Il protagonista è, a conti fatti, lo sportivo Rolex più economico fra tutti, ma rimane comunque un orologio costoso, vi chiedo quindi di capire il titolo del video. Conosciamo tutti l'andamento di mercato degli orologi Rolex negli ultimi anni. A partire dal vintage, tutti i modelli sportivi sono schizzati alle stelle, alcuni più di altri. Mi vengono in mente i vecchi Daytona o i GMT, che hanno raggiunto quotazioni molto elevate, tutto però nel giro di poco tempo, se ci pensate. L'Explorer 2, però, in particolare la vecchia referenza, a differenza di altri, è ancora acquistabile a prezzi tutto sommato umani, diciamo a partire da circa 5-6 mila euro. Nella sua storia è sempre stato lo sportivo più economico, spesso sottovalutato o snobbato, chissà perché. Ma ultimamente sta salendo anche lui e forse questo, almeno secondo me, è ancora un buon momento per comprarlo. Quello che vedete è un magnifico esemplare di Explorer 2, referenza 16570, l'ultima a 5 cifre, contraddistinta dalle sinuose ed eleganti forme di quegli anni. Secondo il mio gusto personale, si tratta di uno degli sportivi Rolex più belli e versatili di sempre. Di fatto un GMT a tutti gli effetti, ma con lunetta fissa. Esistono vari soprannomi dati a questa famiglia nel corso degli anni. Il primo, lo conosciamo, era il Freccione, un orologio dall'estetica molto anni 70. Negli anni l'Explorer 2 è cambiato parecchio ed è arrivato l'iconico quadrante bianco, anche qui con vari soprannomi, passando dal Chicchi di mais con indici trizio, fantastico, al Polar di oggi con il brillante bianco del Luminova moderno. Questa estetica, così pulita, semplice e di basso profilo, unita alle forme classiche della cassa Oyster, lo rendono perfetto in ogni situazione. Chiaramente sportivo, lo si vede, ma anche elegante e di basso profilo. L'orologio di oggi si presenta in ottime condizioni, sembra quasi nuovo. La cassa ha delle proporzioni a dir poco perfette, dal mio punto di vista. Ci troviamo di fronte ad un compatto orologio da 40 mm di diametro, spesso appena 12,2 mm, con una lunghezza da ansa ad ansa di 47. È compatto ed ideale per qualsiasi tipo di polso e fisicità. Molto diverso rispetto al moderno, decisamente più grande ed importante. La lavorazione della cassa è un marchio di fabbrica di Rolex, tutta lucida nelle parti laterali, con fini e taglienti anse profondamente satinate nella parte davanti, nella parte frontale. La lunetta, come vedete, è un tutt'uno con la cassa ed è anch'essa tutta satinata, con la scala delle 24 ore incisa e dipinta d'inchiostro. Esattamente come sui GMT dell'epoca, la corona è piccina, più simile a quella di un Dayjust che a quella di un Submariner, ad esempio. Per questo l'orologio è meno resistente all'acqua rispetto al cugino Diver, ma si tratta comunque di una corona a vite e la resistenza è dichiarata a 100 metri, due elementi che possono permettere un tranquillissimo utilizzo anche al mare. Come vedete è logata con la famosa coroncina Rolex. Il quadrante è realizzato con una cura per il dettaglio a dir poco maniacale, senza la minima sbavatura o imprecisione. Il fondo è di un bianco brillante e contrasta parecchio con i contorni neri di sfere ed indici. Questa è la particolarità del 16570. La referenza precedente, la 16550, come vedete presentava un gioco cromatico tra virgolette normale. Trovo che questo dettaglio dia un fortissimo carattere all'orologio e si sposa perfettamente anche con il nero presente sulla lunetta, e tutto è molto tridimensionale. Adoro la finezza della grafica stampata nera con il piccolissimo logo Rolex in alto. Naturalmente troviamo il ciclope ad ore 3 che ingrandisce la data, un qualcosa che ho sempre amato su questi orologi. Non a caso il mio primo Rolex fu un Sub 16610 con la data. L'orologio non è nuovo, ma il Luminova di indici e lancette si accende ancora in modo piuttosto performante. I moderni, anche grazie ad indici e lancette più cicciotte, hanno una resa naturalmente superiore.
Il fondello è molto semplice, come da tradizione. Una volta svitato, anche se qui purtroppo non posso farvelo vedere dal vivo, troviamo il calibro di manifattura Rolex 3185, costruito sulla base del famoso 3135, ma con l'aggiunta, naturalmente, della lancetta delle 24 ore, indipendente. Questo calibro era condiviso anche con il GMT dell'epoca, che però grazie alla ghiera girevole era destinato ad un altro tipo di utilizzo. Si tratta di un movimento a dir poco affidabile, uno dei veri muli di Rolex, probabilmente superiore in termini di robustezza rispetto ai calibri odierni. È equipaggiato con ben 31 rubini, naturalmente certificato COSC, come si può leggere nella scritta ad ore 6, con 50 ore di riserva di carica, 28.800 alternanze ora e, ovviamente, non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, fermo macchina e ricarica manuale. È un movimento semplice, non il più bello del mondo, questo è poco ma sicuro, ma affidabile e robusto. E questa è una delle tante chiavi del successo di Rolex. Diamo un'occhiata al bracciale. Qui chiaramente dettagli come la clasp, bella ma leggera, possono fare storcere il naso, ma ricordiamoci una cosa molto importante quanto fondamentale. È di fatto un orologio vintage di vecchia concezione. Gli standard sono aumentati molto esponenzialmente negli ultimi anni. Bisognerebbe imparare a giudicare gli orologi in base alla loro epoca e al contesto. È un Oyster tutto satinato con chiusura di sicurezza, comodo, leggero ed avvolgente. I perni, come vedete, sono a vite. Al polso, ragazzi, lo vedete, è magnifico e perfettamente proporzionato. I famosi veri 40 mm di una volta, leggeri, slim ed eleganti. Trovo sia magnifico in ogni suo dettaglio, la cura, il design, lo spirito. È un orologio con un'anima e lo si percepisce ogni volta che lo si guarda. Sono molto invidioso di Andrea, hai comprato un signor orologio, ormai praticamente da collezione. In conclusione, arriviamo di nuovo all'inizio, al titolo del video, il Rolex sportivo più economico. Questo non lo dico io, ma il mercato, un mercato che ancora non sta premiando queste referenze come secondo me meriterebbero. Saliranno, è destino, c'è poco da fare. In questo periodo storico però, quando mi viene chiesto con quale orologio Rolex sportivo cominciare, mi viene difficile consigliare il Submariner o il GMT, parlo di vecchie referenze. Costano molto e sono saliti in fretta, uscendo di fatto dal budget di moltissimi appassionati dalla maggior parte. Lui però è ancora lì, più o meno, abbastanza accessibile, al prezzo di un sub di 2-3 anni fa. Se vi piace, per me sono prezzi ancora umani. Chiaramente non deve essere un palliativo. Se il vostro vero sogno sono altri modelli, ad esempio il Submariner, lasciatelo perdere perché non se lo merita. È un orologio unico, particolare e con una propria personalità ben distinta e non deve essere assolutamente un vorrei ma non posso. Se invece siete ancora indecisi e volete un ottimo sportivo Rolex senza necessariamente diventare troppo poveri, fidatevi, prendetelo in considerazione. Chissà, magari questo video farà scattare la scintilla a qualcuno. Domanda di fine video, voglio che mi dai una risposta nei commenti. Preferisci questo modello, quindi le referenze a 5 cifre, quelle del passato da 40 mm, o i moderni Explorer 2, quelli da 43 con lug to lug più importanti, insomma orologi più grandi? Dimmi la tua qui sotto, perché voglio sapere la mia community cosa da dire riguardo l'argomento. Se questo video vi è piaciuto, naturalmente lasciate un bel like qui sotto. Volevo ringraziare come sempre tutti i miei patrons, i miei finanziatori, ragazzi gentilissimi ed incredibili, che sostanzialmente sono i finanziatori del canale, i benefattori. Mi permettono, grazie alle loro donazioni, che sono su base mensile, di investire sul canale con investimenti dal punto di vista tecnico, estetico, gadget, insomma tutto quello che concerne la spesa dietro e davanti alla fotocamera. Quindi ragazzi, siete dei grandi, grazie. E invece per tutti quelli che magari sono arrivati qua per la prima volta, con questo video probabilmente è possibile, iscrivetevi al canale cliccando qua. Grazie a tutti e alla prossima.